Questa mostra presenta tre viaggi di Gabriele Basilico realizzati nel 1969, 70 e 71. Tre viaggi in auto con partenza da Milano e la macchina nei primi due viaggi era sempre la stessa, una 124 Fiat. Siamo partiti da Milano nel primo viaggio e siamo andati in direzione dell'Irlanda. Poi per una serie di casualità non avevamo più soldi per continuare il viaggio, quindi ci siamo fermati in Scozia e lì Gabriele, un venerdì pomeriggio, in una situazione molto che stava quasi per finire il pomeriggio, ha deciso di fotografare questa periferia che stava per essere completamente smantellata e ricostruita. Quindi un lavoro veloce, un solo rullo, e c'è questo racconto di Glasgow molto, molto, molto interessante, nel quale Gabriele mescola delle idee legate al fotogiornalismo stile Magnum, per capirci, al lavoro di un autore inglese che allora amava molto, che è Bill Brandt. E lo si vede soprattutto nell'architettura e nella descrizione delle strade. L'anno successivo siamo andati in Iran, in un momento in cui in Iran stavano preparando un grande festeggiamento per i 2000 anni di esistenza dell'impero persiano, e quindi abbiamo fatto ancora un viaggio in macchina con partenza da Milano attraverso la Turchia, quindi l'Iran da Teheran fino in fondo, fino a Persepoli. In questo caso l'attenzione di Gabriele è più concentrata sulle architetture, sugli spazi, anche perché ci siamo trovati per la prima volta di fronte a dei paesaggi straordinari, con degli orizzonti infiniti, con cose molto diverse che nella nostra miopia europea non eravamo abituati a vedere. E quindi è un viaggio fotograficamente ancora diverso. Il terzo viaggio è a Marocco, siamo partiti questa volta con una Mi 8, macchina di due amici, e attraverso Francia e Spagna siamo arrivati in Marocco. In Marocco la situazione era leggermente diversa perché la presenza umana era molto forte e molto piacevole, cioè ci siamo trovati un po' come a casa. C'era intanto il francese, che era facile, che sapevano tutti, e quindi non ci siamo mai sentiti estranei. E poi c'è stata questa situazione molto, molto gradevole di essere invitati alla gente, di andare a fare delle gite nel deserto, invitati da signori che non conoscevamo, quindi è stato un viaggio completamente diverso. E la fotografia di Gabriele, anche in questo caso, è ancora diversa, è più matura, anche perché Gabriele in questa occasione aveva un progetto di fare un libro, cioè un libro che non ha mai fatto e che si è fermata allo stadio progettuale, però pur essendo lui ancora studente, non era ancora laureato, si sarebbe laureato nel 73, aveva già l'idea di un racconto per immagini strutturato, quindi ha fotografato con intenzione. Mentre nei due viaggi precedenti, nell'Iran e a Glasgow, c'era più un avvicinamento, quasi un tentativo di imparare a fotografare, in Marocco credo che lui fosse già più maturo e la qualità del lavoro è certamente molto interessante.